Simmers. E non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Sì, buonanotte. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Nozzo Berry Challenge. Dunque, ragazzi, siamo tornati dalla nostra rossa fuoco, perché questa è tutta un fuoco, sempre e comunque. Che devo andare in bagno, sì tesoro, ora ti faccio subito fare le tue, cioè fai subito le tue cose, mentre, no? Noi facciamo una sorta di riassuntino, ragazzi, perché qui, una volta ogni tanto, fatti un bagno con la schiuma, guarda, ecco, così ti rilassi un pochino. Allora, dunque, la patatosa dov'è? Patatosa! Milton, lascia stare, vieni a prenderti cura della patatosa! Chiedi di andare a fare i suoi bisognini. No, non partecipare, Milton. Non, noi non partecipiamo. Al lavoro ci vai più tardi, tanto ora nessuno sentirà la tua mancanza, insomma. E chiedile che problema c'è prima chiedile che problema c'è. Allora, ragazzi, dunque, la nostra rossa sta messa così. No, che ti prego, non è il momento. Deve guadagnare l'oro in 3 appuntamenti. E guardate un po' il caso. Ci sono giusto 3 simmini che fanno al caso nostro. Quindi io cercherò in questo episodio qua, ragazzi, visto che la nostra vuole, no, c'è l'evento anche della notte brava, di, insomma, no, radunare, fra virgolette, tutti e 3 gli appuntamenti in questo unico episodio, così da completare, speriamo, l'aspirazione. Nel frattempo, però, mi sembrava anche giusto tornare un attimino in casa Rainbow per farvi rendere un po' conto. Ma certo, patatosa, chiedi di andare a fare i suoi bisogni, vai, patata, vai, non preoccuparti. Oh, vai, vai, non preoccuparti, vai. Tu puoi andare, vai, vai a liberarti. Nel frattempo il nostro Milton va al lavoro. Perché sì, ragazzi, il nostro, la scienza prima di tutto comunque. E guardate qua, sposati con Violet. Anche per questo, ragazzi, ho iniziato da qui perché, insomma, volevo, no? Ecco, a quanto pare a Milton è tornata la voglia di sposarsi, che non è male come cosa, mi auguro riesca a mantenere, insomma, questo desiderio. Allora, ragazzi, ci troviamo nell'Old Windenburg Caffè, che è molto, un lotto veramente molto molto carino. Io ho rimpiazzato il caffè Piazza Sud, mi pare si chiami, quello originale, ed è di Kate Anto 92, veramente veramente bello. Ma con chi siamo venuti qui? Non con lui, scusate, ma con lui, Barney Stiles, che io adoro veramente di cuore, perché mi ricorda tantissimo, non so chi di voi magari conosca il personaggio, il Barney di How I Met Your Mother, un po' quello stile. Appena ho letto Barney mi è venuto in mente lui. Ed è una creazione di Eleanor Roth, oppure Eleanor, io spero di non aver sbagliato la pronuncia, l'ho letto in entrambi i modi, ecco. Barney è un aspirante attore. Oh, quindi, ragazzi, se la cavicchia anche lui, un po' ha le stesse, penso, abilità artistiche della nostra Deidre. Lei è un po' attrice, comunque, ragazzi. E ciò che desidera di più al mondo è diventare una celebrità di fama mondiale. È proprio roba da poco. A Barney piacciono molto le donne, ma non è interessato ad avere una storia seria. Quindi va d'accordo con Deidre. Un giorno, però, incontra Deidre, una ragazza dai capelli rosso fuoco. Tra i due potrebbe nascere l'amore? Lo scoprirete nelle prossime puntate. Quindi, sì, chi lo sa. Lui è Barney, ragazzi. È un tipo un po' infantile, amicone, ovviamente un evasivo e, come abbiamo già letto, sogna di diventare una celebrità di fama mondiale ed è un tipo socievole. Quindi io li ho portati qui perché ho trasferito il nostro Barney. Notare che tra loro già c'è un po' di relazione, si sono già dati anche il primo bacio. La nostra, ovviamente, ragazzi, è andata al solito suo a fare un po' di propaganda e si è spostata a Windenburg perché obiettivamente, ragazzi, vuole, come dire, no? Anche qui conquistarsi degli elettori, diciamo, delle persone che al momento giusto potrebbero votarla. Infatti, ragazzi, non ancora vi mostro, ma tra poco, verso la fine dei 3 appuntamenti, io vorrei tanto creare un club, o almeno un paio di club. Tesoro, non hai indossato quei mutandoni, vero? Vabbè, non puoi saperlo, è il vostro primo appuntamento, vabbè, dettagli. Dicevo, almeno un paio di club, vabbè, la rosa tattica, ragazzi, funziona sempre.
che vorrei chiamare Vota per Deidre, perché ragazzi, e lì metterò tutti, tutte le sue conquiste. Quindi perché no? Oh, bacio appassionatamente, ragazzi! Fermi tutti, perché qua è romantico. Allora, chiedi prima di diventare il fidanzato, perché secondo me può funzionare come cosa. Lavora sodo. Sempre meglio averlo, un fidanzato in più che uno in meno. Non ho fatto neanche il tempo, ragazzi, ma che andate di corsa? Io non lo so, vabbè. Tieni la mano, perché dobbiamo guadagnare il livello oro, ragazzi, eh. Quindi mi raccomando, stringilo, visto che comunque noi dobbiamo fare, esprimi anche dell'affetto. La nostra tra poco, ragazzi, se lo mangia, perché non ha ancora fatto neanche colazione, quindi accarezza la guancia. E riusciamo a fare questo bacio? No, ancora no. Incantalo, tesoro, perché secondo me già lo ha incantato, però sai com'è. Oh, ora anche lei... No, propone le nozze, cara, mi sembra un po'... Chi è qua? Impara a conoscere Federico. Tesoro, non è il momento adesso. Bacialo, perché ovviamente il bacio... Apri un dono. Ma perché dobbiamo aspettare... Dobbiamo aprire i doni? Scusami, tesoro. Non è proprio il momento. Oh, questo già ordina una bevanda. Già ci azzecca di più, ragazzi. Ma il bacio appassionato per ora io ancora non lo vedo, eh. Eccolo, bacio appassionato, l'abbiamo chiamato, ragazzi, bacio appassionato. Poi fagli la tua posa sexy, perché sii allettante e fai una bella posa sexy, tesoro, perché la posa sexy pure quella è tattica, come la rosa, ragazzi. Oh, e l'oro, ragazzi, è uno scherzo per lei, quindi già ha ottenuto l'oro, però visto che qualcosa deve pur mangiare sta poraccia, notare che bello questo lotto, ragazzi, scusate, ma voglio prendermi qualche... Giusto qualche secondo per mostrarvelo. Allora, questa qui è la parte esterna e io lo trovo veramente fatto molto bene, ragazzi. Mi piace veramente tanto. Poi scendiamo, diciamo, al primo piano. Si entra, penso, da qua. Da dove si entra? No, dal retro, ragazzi. No, da qua, mamma mia, sempre la più sveglia, ovviamente. E notare, ragazzi, il camino, no? Questo stile molto rustico che a me piace tanto. Guardate che meraviglia, ragazzi, veramente bello. Poi si va, qui che cosa ci sono, i bagni? No, no, c'è il piano di sotto, non lo sapevo. Qua si fabbricano cupcake, qua si cucina, qua ragazzi, cioè roba seria, ragazzi, mica uno scherzo. E qua si va al piano di sopra, vedete, c'è anche modo per intrattenersi, pianoforte, un bel bagno con tanto di vasca, che meraviglia. Karaoke, insomma, ragazzi. C'è di tutto e di più, si va al piano di sopra, anche un le... è tipo, ragazzi, tra virgolette, è tipo hotel, perché la struttura, no? Mi ricorda un po'. E lo trovo veramente tanto tanto carino. Si capisce che io non l'ho visto prima, come al mio solito? Penso di sì. Allora, dunque, sediti e parla con il team accompagnatore. Non è tanto quello che a noi interessa, quanto il fatto che la nostra ha proprio bisogno di mangiare qualcosa. Quindi ordina del cibo da consumare sul posto. Un cannolo? Ma sì. E poi ordina una bevanda. Cosa volevi? Oh mamma mia. Eccola lì. Una sbroccata, ragazzi. Sul posto caffè espresso, dai. Caffè espresso. Vogliamo proseguire, caro? Perché non vogliamo restare qua tutto il giorno. No, non è vero, non vogliamo proseguire. Va bene, questo che è? Mangia i cannoli, tesoro, perché tu hai una fame... Proprio, certo, il servizio, ragazzi, lascia molto a desiderare, però vabbè. Siediti, dai. Male che va il caffè, se lo berrà qualcun altro, ragazzi, anche se un caffettino, visto che dobbiamo spararci ben 3 appuntamenti, non sarebbe male. Dove vai? Non voglio farmi gli affari tuoi, tesoro, ma che devi fare? Mangia questo coso, per favore, dai. Oddio, tutti in crisi per la celebrità. Vabbè, puoi baciarlo, cara. Fammi sto piacere, dai. Bacialo. Col cannolo in bocca? No, direi che non è il caso. Oh, fare coppia fissa l'abbiamo fatto. Dai, bacialo. Eccola lì. No, ti prego. Eccolo lì, la sberla. No. Ma ragazzi, beccata. Neanche a Windenburg, tesoro, sei al sicuro, perché... Conquiste in ogni dove, eccola là, poi dopo quello che succede.
Vabbè, i fidanzati non ci interessano più tanto, quindi va bene comunque. Sì, è stato bello, neanche un po'. E tutti sconvolti. Oh mio Dio, si è permesso di schiaffeggiare un politico, ma vi rendete conto? Lo so, tesoro, hai ragione. Così, chiacchieriamo con lui e poi buonanotte. Esprimi affetto, dai. No, no, i semigiocosi non ci interessano. Noi lo saluteremo con un bel bacio. Ecco, bacialo. Vabbè, che con Orione, ragazzi, non lo so, sono rimasti un po' indietro questi, però vabbè. E poi la nostra terminerà l'appuntamento. Quindi salutalo e un oro, ragazzi, l'abbiamo fatto perché dovrà di corsa recarsi al prossimo Secondo appuntamento. appuntamento, ragazzi, si svolge a Oasis Springs nel night club che ho appena scaricato, creato nella versione originale di Zainaki, spero di non aver pronunciato male, e questa versione invece modificata da Chicken 01. Ed è qualcosa, ragazzi, io solo dall'esterno, così da, ecco, così dalle foto, diciamo, l'ho visto da qui, mi piaceva e quindi l'ho scaricato. Ma con chi, ragazzi? Questa volta clicco giusto. Perché è con lui, ragazzi, Federico Mancini. Ciao, lui è Federico Mancini dell'amico per Robin, vabbè, Deidre, che è stato creato da Ari883, ovvero Ari Sims, che io ringrazio, ma ovviamente, ragazzi, io ringrazio tutti voi che mi avete mandato i simmini per Deidre, veramente grazie di cuore. Quindi, ragazzi, siamo qua e ta-tan! Mamma mia, ragazzi, come potete vedere già. No, stiamo messi, io lui l'ho trasferito ovviamente. Penny, ti prego, non iniziare a intrometterti perché non è proprio il caso. Cambia abito? Sì, tesoro, dovevi cambiarti d'abito prima di iniziare a flirtare in realtà, però vabbè, dettagli, è più forte di lei, ragazzi. Perché ovviamente la nostra si cambia per la sera e vuoi stringerlo? Va bene, tesoro, allora vediamo un po', incantalo. Oddio mio, l'ho visti brutti, ragazzi, ma proprio brutti brutti. E stringilo, visto che ci tieni tanto, tesoro, mandagli anche un bacio. Poi bacia il team accompagnatore, ragazzi, come potete vedere per Deidre è una passeggiata di salute proprio fare questi appuntamenti, vi dico la verità, però vabbè, questa è la parte secondo me più semplice perché comunque quello che doveva fare insomma l'ha già fatto. Vi informo che anche con il semino precedente tutte le volte la tattica è questa, lei si presenta, ovviamente l'avete vista a casa sua, no? Cerca di acquisire comunque degli elettori. Dai, tuo fratello è qui, parecchie persone sono qui, degli elettori comunque per i suoi progetti futuri, ragazzi, perché non è mica finita qui. Fai un massaggio, ma davvero? E vabbè, alla fine chiede l'appuntamento e quindi sono qui. L'incanta, presentazione ragazzi incantevole o comunque presentazione flirtante. Prima abbiamo fatto la presentazione incantevole, ora la flirtante, quindi diciamo che siamo già. Sussurra parole dolci, caro, non è però che te ne puoi andare così, perché voglio dire, qui abbiamo degli obiettivi da dover fare, quindi per favore. Una cosa che vi faccio notare, ora come avete potuto vedere in galleria, e io ci tengo a mostrarvelo di nuovo ragazzi, perché c'è nella mia biblioteca più che altro. Ora, Ari mi ha mandato un semino biondo. Non chiedetemi per quale motivo ha i capelli rosa, perché io me lo sono proprio già ritrovato così. Comunque, intanto vi faccio vedere al volo il lotto, perché mi sembra giusto. Quindi, questa è la parte esterna, ragazzi. Guardate che meraviglia. Quanto colore, cioè, non potevano scaricarlo. Mi piaceva tantissimo. Poi si entra qui, guardate questo bar, ragazzi, che spettacolo, che è un qualcosa di meraviglioso. Musica in ogni dove praticamente, la parte qua per i talenti, perché oggi poi è anche tipo la serata dei talenti, ragazzi, qualcosa del genere, qui ci si può sedere tranquillamente. Al piano di sopra, tavolini per stare un po' più, no? In disparte con bagni, ragazzi, cioè questo è un piccolo gioiello, per poi venire qui, non lo so, c'è un gallo qua, non so cosa rappresenti, però vabbè, è il minimo. Più che altro mi piaceva questo gioco di specchi, no? Questa struttura, ecco così, perché poi non so perché lì ci sia il gallo, però vabbè, dettagli. Dunque, quindi, torniamo dalla nostra Deidre. Cara, sai, io sono una persona molto pulita, quindi fai bene un domani a darmi il tuo voto? Certo, tesoro, sei pulita proprio. Sì, pulitissima. Dove sta andando lui a ubriacarsi? Perché ha capito quale sarà il suo triste futuro? Cioè, nel senso che per ora è soltanto una pedina? Vabbè. Fermi tutti, perché qui ci sono parenti di Milton,
Everywhere. Allora, fermi tutti, ragazzi. No, vabbè, Masato. Notare che c'è Kevin, c'è sua sorella, Mira, c'è Pablo, ragazzi, c'è il mondo. C'è Michael o Raphael, io li confondo sempre, Michael, l'ho detto giusto. Insomma, ragazzi, vabbè, c'è l'universo. I suoi fratelli ormai sono abituati, secondo me, e quindi si rassegnano anche, come dire. Quindi cerchiamo di fare un massaggio al Sim, ragazzi, perché no, le battute di abbordaggio, tesoro, ti prego. Comunque siamo già a livello oro, ragazzi, ve lo dico. Riusciamo a fare questo massaggio? No, questo massaggio giusto, sapete, per fare altro? Fagli una posa sexy, però, ragazzi, perché la sua posa sexy, chi rinuncerebbe alla posa sexy di Deidre, voglio dire? Nessuno. No. Penso però è che era lì, sì, allettante, che bello, volano cocci. E perché no, potresti farti una cantata magari. Sai, dedicare una canzone. Non perché gliene freghi qualcosa, però vabbè. Vieni qua, tesoro. Oh, esercitati a cantare. Vieni qui, rompi i timpani a tutti. Poi vuoi ballare? Va bene, balleremo. E poi vuoi chiedere un appuntamento, questo è importante per il prossimo sim. Vai, canta. Sì, poi mangerai, vai. Facci sentire. Dai, che poi dobbiamo andare a rompere le pere al prossimo sim, ragazzi, perché... Mamma mia. Mal di pancia, tesoro? È la fame questa, ragazzi, questa è la fame, eh. Sì. Notare Pablo che dice: guarda, io ti pago per smettere se vuoi. Va bene, ok, caro. Abbiamo capito. Cara, potresti venire qui? Guarda, ordina qualcosa. Promossa a pasticcera, fermi. Vai a letto, è stata promossa a pasticcera. 52esima all'Olimpia all'ora per un totale di 104 all'ora. 933 appendipentole, vabbè, appendipentole, appendipentole, vabbè, tutte appendipentole. Raggiunto il livello 2 di canto. Però questo sì, ragazzi, che è una soddisfazione. Ti prego, interrompi sto coso. E abbiamo guadagnato l'oro anche qui. Manca soltanto un appuntamento. Perché non ce l'ha dato, ragazzi? È terribile sta cosa. Non ci ha dato l'oro. Quindi vediamo un po' altre scelte. Romantico. Sì, ragazzi, forse se io ce la faccio, fermi tutti. Perché qui, ragazzi, è un qualcosa di terribile. Non ci ha dato l'appuntamento. L'appuntamento non ce l'ha dato, ragazzi. Sebbene avete visto anche voi, si sia concluso con il livello oro. Quindi questa cosa, ragazzi, veramente io non la capisco perché ogni tanto il gioco sbrocchi così. Però io farò una cosa a questo punto, scusate, ma creerò un club nel quale ovviamente farò entrare soltanto, oddio, non ricordo il nome perché Federico, ok, sì, giusto, Federico. E farò, ragazzi, l'appuntamento off camera, tanto avete visto che l'oro l'ha guadagnato e lo guadagna con estrema facilità. Farò un appuntamento molto rapido con lui off camera, ragazzi, e poi riprenderò l'ultimo appuntamento, sperando di non doverlo rifare off camera anche con, no? Con l'ultimo sim. Allora, ragazzi, vi mostro al volo, la nostra Deidre che è qui perché voglio farvi, cioè voglio rendervi partecipi di una cosa. All'improvviso, senza alcun motivo, prima che io facessi, infatti come potete vedere non esiste più neanche il club, prima che io organizzassi di nuovo l'appuntamento con Federico mi ha dato due appuntamenti, tutti a livello oro. Quindi ora io sono qui a conoscere Tyler Stewart, che non vi presento adesso, ma vi presento quando saremo nel luogo dell'appuntamento. Ci tenevo, ragazzi, per una questione di orario, diciamo, a farvi vedere che effettivamente, non lo so, il gioco me l'ha data a scoppio ritardato, ho detto proprio così. E l'ultimo appuntamento, ragazzi, si terrà sempre ad Oasis Springs, in questo fantastico ristorante creato nella versione originale da Roxy Sims e poi modificato da JML Sims. Lo leggo così perché preferisco. Guardate quanto è carino, ma la cosa che più mi piace di questo ristorante, l'aspetto che più mi piace sono i colori. Sapete ormai che io amo le cose molto colorate e volevo proprio una cosa così un po' semplice, diciamo, no? Perché Oasis Springs comunque, ragazzi, me lo immagino un po' un posto, ecco, un pochino vecchio stile, tra virgolette, diciamo, non troppo moderno sotto certi aspetti, magari che ci sono ancora dei locali, ancora un pochino, no?
Quindi mi piaceva, ma state flirtando a distanza, ragazzi, che è? Vabbè. Ragazzi, si flirta a distanza, ma fermi perché io vi devo presentare, ragazzi, il nostro sim, l'ultimo, colui che avrà l'onore di concludere questi appuntamenti. E lui, ragazzi, è il nostro, allora, un bel giardiniere per la cara Deidre della nostra Berry Challenge. Ma chi è questo fantastico giardiniere? È Tyler Stewart, creato da Cherry 88 Channel, quindi la nostra Cherry Blossom Channel, che tutti conosciamo, che ringrazio di cuore anche lei. Ovviamente è un botanista indipendente, collezionista, un tipo romantico, perfezionista e che ama l'aria aperta. Quindi io, ragazzi, ancora una volta ci tengo a ringraziare Eleonor Roth, Ari 883, ovvero Ari Sims, e Cherry 88 Channel, ovvero Cherry Blossom Channel, per la creazione di questi tre splendidi semmini. Grazie, grazie di cuore. Quindi, eccolo qui, sai, io mi sono trasferito qui da poco, è stato tutto così veloce, e lei, ma lo so, e questa, ragazzi, la nostra Bonnie passa e dice, dai, questo è il terzo in un giorno, lo so, tesoro, che devi fare? Per la politica si fa questo ed altro, giusto? Una rosa, proprio, guarda, nei miei giardini, a te, che sei particolarmente appassionato, chi la vede, ragazzi, tipo Salim, cioè gente comunque che vediamo sempre, questi pensano, ma questa qui ha una vita o sta tutto il tempo a flirtare? E non si sa, ragazzi, vi dico la verità, non si sa. E questo è un fantastico ristorantino, perché la nostra aveva fame, ragazzi, quindi mi sembrava, no, il luogo ideale. Esprimi affetto, ovviamente, perché poi la nostra dovrà venire a criticare qualcosa. Ovviamente sono tutti fidanzati con lei, questi ultimi tre simmini si sono tutti fidanzati, ma come sempre, molto rapidamente, uno sguardo al locale. Però prima volevo far accomodare i nostri ragazzi, quindi potreste sedervi qui? Guardate, ragazzi, che meraviglia, fa freddino, sì, dai, sedetevi all'interno, qui, chiedi un tavolo. Dicevo, vi mostro il locale, sebbene abbiamo già dato una sbirciatina. Questo è il posto, il locale. Guardate che carino all'esterno, molto, ma molto carino, molto colorato. Ragazzi, me ne sono innamorata appena l'ho visto. Poi andiamo, il più l'avete visto, si entra da qui. Tanti tavoli, tanto colore, guardate questo stile, mi piace veramente tanto. È proprio il genere di locale che io preferisco, insomma, preferisco questi qua, quelli, no, sciccosi, forse perché rispecchiano anche la mia personalità, ragazzi. Allora, qui i bagni, qui all'esterno vedete anche, no, la zona, diciamo, musicale, speriamo che la nostra Deidre non abbia comunque la voglia di attaccarsi, no, al microfono, perché veramente non è il caso. Qui la cucina, insomma, ragazzi, angolo bar, veramente c'è di tutto, mi piace tantissimo anche questo, quest'area così, no, dedicata al parcheggio, diciamo, immaginiamo. E quindi sì, la nostra è pronta per il suo ultimo appuntamento, quindi direi di accomodarci prima che ci fregano il tavolo. Ma non scoppierà una guerra, insomma, non abbiamo prenotato, me la guarda, sono molto conosciuta in zona, non serve prenotare. Salve, per due. Va bene, certo, prego, accomodatevi. Però la nostra, ragazzi, vedete, già deve criticare qualcosa, perché non è proprio lo stile di Deidre. Deidre ama le cose costose, lussuose, no? Immaginiamo, il suo modo di fare molto lussurioso, ragazzi, non si accontenta certo di queste bazzecolette. Quindi forza, siediti, tesoro. C'è un alieno, oddio, non è che è Orione, ragazzi? No, è Luca Sala, bene, ok, Luca Sala sta in sala, voglio dire, ragazzi, voglio dire, oh, me le chiamate proprio ste battutacce, oh. Allora, dunque, vai qua e chiedigli della giornata, visto che, a quanto pare, ragazzi, è un tuo desiderio. Dopodiché, arriviamo al sodo e ordiniamo per il tavolo, perché la nostra, ecco, ordina cibo per te insieme accompagnatore, ha una fame, ragazzi, che se la porta via. Notare che abbiamo già raggiunto, ovviamente, e ordiniamo, sì, la bevanda che ci consiglia lo chef. Andiamo a vedere un po' che cosa ci consiglia lo chef. Vedete, tutte bevande molto colorate, mi piace tantissimo. Pollo grigliato? Ma lei prenderà un burrito, secondo me. E per lui, sì, per lui magari un bel pollo grigliato, perché no?
Bisogna anche, ragazzi, ovviamente investire, no? Ma non essere un lama, figurati! No, sai, mi sono trasferito qui da poco, insomma, è tutto stato così veloce. Ma, caro, io sono del parere che non dobbiamo pensare che le cose finiscano sempre male e che siano una bidonata. Quando l'amore chiama, chiama, capisci? Inoltre per una buona causa. Nessun sin deve essere abbandonato. Sì, perché io immagino che la nostra abbia fatto una sorta, ragazza, di ricerca demografica e abbia trovato, diciamo, gli scapoloni, no, i single, chiamiamoli così, un po', no? Basandosi sull'età demografica, sapete, tutte ste cose. Però io ho ordinato il cibo, forse quando arriverà, vabbè, tanto l'appuntamento, ragazzi, è già a livello oro, quindi stiamo tranquilli. E abbia comunque individuato le sue vittime, ovviamente. Lei cerca di non puntare sugli uomini sposati, più che altro è che era là, canta sotto la doccia. No, tesoro, non preoccuparti. Più che altro perché non vuole rogne, non per altro, eh. Non vuole poi magari una moglie arrabbiata che possa presentarsi durante la sua campagna, ragazzi. Non è proprio quello che, insomma, a cui lei aspira. Fra 3 ore dovresti anche andare a lavorare, lavorerai da casa perché sei distrutta e i nostri sono qui. Ma sai, non lo so, sarà un amore vero, è tutto esploso così all'improvviso, sembra una cosa fittizia, quasi da robot, non credi? E lei, mamma, di cosa stai parlando? Figurati, io sono una ragazza pulita, capisci? E anche tu sembri un bravo ragazzo, quindi godiamoci questa cena e non stare qui a farti tante paturnie. Beh, lui, ragazzo, è un tipo romantico. Ma sì, hai ragione, pensiamo positivo, solo pensieri da pollice in su, hai ragione. Inoltre, quando scriverò i vari proclami, che sei, tesoro, vabbè, le varie leggi, ecco, da apportare, ovviamente quando sarò più, no, in alto nella mia carriera, mi ricorderò di te. Di tutti voi, voi fantastici elettori, voi gente del popolo. E lei, beh, voi nel senso, cioè, perché tu frequenti altre persone? Io, ma no! Figurati, prima di incontrarti, veramente ero sola come un pipistrello, sai, i pipistrelli devono trovare la loro anima gemella. Tesoro, sei esperta di pipistrelli? Non lo sapevo, vabbè. Iniziate a mangiare, guarda, veramente, stavo per chiamare la polizia da quanto vivevo in solitudine. Solo lavoro, 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 mai nessun piacere. Certo, tesoro, come no. Non raccontarmi palle, ma figurati, lei che ti racconta palle. Ma che stiamo scherzando? Sai, io sogno una vita un po' da casa delle bambole, sono un po' un orso sotto certi aspetti. Spero che questo mio lato caratteriale non sia un problema, ma figurati, dobbiamo poi, no? È questo lo stare insieme, tirare fuori il meglio l'uno dall'altro. Bene, ok, vabbè, abbiamo capito. Quindi, scambia impressioni sul cibo, ecco, scambia delle impressioni sul cibo, giusto per chiacchierare invece di stare sempre a flirtare, ragazzi, perché sarebbe bello, no? Fare altro. È la festa della mamma, eh sì, ragazzi, nel prossimo episodio, visto che la nostra già... Comunque, ecco, impara a conoscerlo, va, ha già concluso, perché se tutto va bene dovrebbe concludere la sua aspirazione adesso, vorrei proprio dedicarmi, discuti della struttura dei sapori, dedicarmi alla festa della mamma che io avevo organizzato, diciamo, messo in calendario da quel dì. Entusiasmati per il pasto, la ragazza ha una fame che se la sta veramente portando via, ora già va meglio, ma prima veramente, ragazzi... Avevo paura potesse mangiarselo, vi dico la verità. E, no, a questo punto dai, entusiasmati di nuovo, che dobbiamo fare? Vai, entusiasmati. Lo stiamo facendo da 2 ore, ragazzi, qua non sale nulla, però vabbè, noi il livello oro già c'è, quindi stiamo più che tranquilli. E poi magari potreste andare a divertirvi. Il cibo qui è spettacolare, non trovi? Anche se non abbiamo ordinato una coscia di pollo, beh, certo. Sì, devo dire, mi ha portato in un posto veramente carino, insomma, per lei. Dedra ha compiuto i primi passi nel suo viaggio culinario, ma certo, sai quanto gliene frega, questa non deve cucinare. E quindi noi interrompiamo, ragazzi, e con la fine, diciamo, di questo appuntamento oro, abbiamo completato l'aspirazione. Aspirazione completata. Deidre ha cercato l'amore in tutti i luoghi giusti e ha realizzato il proprio sogno di diventare intenditrice romantica. Tratto guadagnato, seduttrice! Il sim non provocherà mai gelosia. Oh, ti eviti qualche sberla, cara mia. Direi che è proprio il caso. E quindi, ragazzi, devo dire che io sono molto, ma molto soddisfatta di questo traguardo raggiunto, perché la nostra, ragazzi, ha fatto un bel passo avanti, perché
vi ricordo gli obiettivi di questa generazione, ragazzi, perché vi ricordo che siamo alla seconda generazione. Per chi non avesse seguito la prima di Milton, e vi invito, ragazzi, di cuore, andate a recuperare la generazione di Milton se non l'avete vista, perché ne vale la pena. Quindi, dunque, la nostra deve completare l'aspirazione amore romantico seriale, ed è il primo obiettivo raggiunto, perché poi vi ricordo che dovrà raggiungere il livello 10 nella carriera politico. E io volevo aspettare, ragazzi, perché c'è la festa, quindi no, non otterrà la promozione oggi, ragazzi, dimenticavo. Fra due giorni, giornata in piscina, vabbè, fra due giorni, quindi questa si può fare, ok? Sì, tutto a posto, anche perché c'è il compleanno, c'è proprio il compleanno, ecco pure, la festa della mamma coincide con il compleanno, che bello. E i prossimi obiettivi sono raggiungere il livello 10 nella carriera politica, ragazzi. Noi siamo, se non ricordo male, tipo al 3 o al 4, al 3, quindi dovremo raggiungere il livello 4 e siamo quasi a metà percorso. Avere solo un figlio, quindi ora iniziamo a lavorare, ragazzi, su questo obiettivo qui. Sposarsi solo in età anziana e lasciare un sim all'altare o poco prima di celebrare le nozze. E io, ragazzi, che vi dico proprio la verità, ce la vedo veramente tanto al fare una cosa del genere. Quindi, cara, vieni qui a criticare il lavoro. Sì, sei stata bravissima, Deidre, hai completato l'aspirazione, cara, veramente complimenti. Che hai? Ricevi il regalo da chi? Vuole farti un regalo, tesoro. Questo è un regalo per te. Sai, sono rose che coltivo io, ma sei veramente un bravo ragazzo, proprio da pollice in su, certo, tesoro. E quindi, ragazzi, io sono veramente, ma veramente felice, perché abbiamo completato l'aspirazione, ragazzi, l'abbiamo completata. Quindi, che c'è qua? Usa interazioni buffe, no, non serve. Quindi, ragazzi, a questo punto io direi che noi possiamo fermarci qua con questo episodio. Dai, sì, esercitati a cantare, attaccati qua, perché hai bisogno di un po' di sano divertimento. E quindi sì, dai, te lo concedo, voglio essere gentile, buona e gentile, anche perché, ragazzi, in realtà con lui non possiamo proponere le nozze, ma che sei pazza, figurati, lei che propone le nozze a qualcuno, ma che scherziamo. Quindi, ragazzi, con la nostra Deidre che è qui, intenta festeggiare l'obiettivo raggiunto, noi possiamo fermarci qua con questo episodio. Se vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare la programmazione del canale, ragazzi, sempre aggiornata, ovviamente, le mie playlist, se avete perso qualche episodio andate lì, non vi preoccupate, trovate tutto. Trovate, ragazzi, i link ai canali di miei amici youtuber, quindi mi raccomando, andate e iscrivetevi ai loro canali, campanelline attive, perché solo in questo modo vi arriva la notifica quando qualcuno di noi pubblica un video nel suo canale. Tesoro, ti prego, basta, allontaniamoci, perché veramente c'è da star male qua. E quindi, che dire, ragazzi, fatemi sapere se vi è piaciuto questo episodio. Io ringrazio ancora una volta Ari Sims, Cherry Blossom Channel e Eleonor Roth per i simmini che mi hanno gentilmente donato per questi 3 appuntamenti oro. Grazie, grazie di cuore. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi, vi abbraccio forte, buon inizio settimana sul Simmers. E non...